giustamente in un momento importante, squadre che vengono a fare dell'ostruzionismo, perdono tempo, fanno e poi vengono anche premiate, credo, con delle valutazioni su degli episodi che hanno condizionato questa gara. E quindi ci sono dei discorsi strani. Io mi auguro che, come siamo valutati tutti noi, se uno fa una parola blasfema o quant'altro, mi auguro che siano anche gli organi arbitrali chi deve a valutare quelle che sono le scelte, le decisioni degli arbitri. Ma tu credi che sia una così importanti non puoi condizionarla in questa maniera con degli errori. Ecco, errori sì, ma tu credi sia se li paghiamo tutti gli errori. Ma Andrea, pensi che sia premeditato per penalizzare il Padova? Ma io non lo so se premeditato o meno, però so che noi siamo stati penalizzati oltre misura dalla perdita di tempo, dall'ostruzionismo, pure con un rigore credo che era molto dubbio, e il nostro, come abbiamo visto e rivisto, era netto, però adesso conta poco. Ma quale ti riferisci? Il rigore di essere, speriamo di essere più fortunati nella terra arbitrale. Poi ti lascio, Andrea, qual è il rigore che hai visto per il Padova che non ci è sfuggito a noi? Ma Giorgio, io è sfuggito, quando è uscito Chiricò era fallo netto. Però voi sfuggisce, però quelli degli altri rimane sempre impresso. Credo non c'è stata una parola che hai detto che è rigore inesistente, inventato. Nessuno ha detto niente. Andrea, è un rigore inventato, inesistente, allucinante, e nessuno ha detto niente. Andrea, io rispetto. Parliamo della tecnica, della tattica di Ronaldo, ma perché? Un rigore inesistente, non avete detto una parola. Allora, scusami Andrea, io rispetto quello che dici te, se io analizzo, poi analizzo, non ho mica detto, non ti ho mica contraddetto. Analizzi la tattica, la tecnica, come abbiamo fatto, perché Ronaldo ha giocato lì, ma perché è uscito Chiricò e Ronaldo, abbiamo preso un rigore che è scandaloso, nessuno ha detto niente. Non è guarda, se vuoi proprio la mia opinione, non è scandaloso rigore, perché se lo riguardi riguardiamo assieme, sei no? Perfetto, sei allora, perfetto allora, per Andrea, quello che sei te, sei allora perfetto Andrea, allora lo riguarderemo, perfetto, no, lo riguarderemo assieme. Bravo, grazie. E lo riguarderemo assieme, poi se hai ragione ti chiedo scusa, ma che discorsi sono? È mezz'ora e faccio una domanda tecnica, è una roba credo incredibile, e nessuno dice, cioè rigore non c'era, nessuno ha contestato, richiediamo la porta tecnica. Questo è il nostro allenatore del Padova. No, a noi sembrava ci fosse. No, sì, no, ma questo è l'allenatore del Padova che ha un rispetto.